grazie. Allora, le variazioni sono state in accoglimento anche a degli incontri fatti con i gruppi di minoranza, quindi c'è stato un minor impatto sulle spiagge libere, riducendo delle concessioni e eliminandone alcune. Nel contempo abbiamo ridotto la superficie dei metri quadrati di ampliamento che avevamo previsto nell'adozione del piano di spiaggia, quindi avevamo previsto un ampliamento fino a 200 metri quadrati chiusi e 250 coperti, e siamo rimasti con l'attuale normativa, quindi 150 metri coperti. Questo ovviamente è stato anche in accoglimento a diversi incontri effettuati per condividere anche con le minoranze questo piano demaniale, il quale alla fine è stato anche votato appunto da consiglieri di minoranza, ad eccezione del PD, che purtroppo dopo le promesse fatte dagli incontri, dove erano ben contenti di questo nostro modo di agire, poi purtroppo in consiglio si sa che la serietà viene un po' meno da alcune parti. Ringrazio il consigliere Massetti, che è stato, come dire, una persona corretta e seria. E per il resto ringrazio anche l'amministrazione, il sindaco Agnoni, che mi ha dato l'opportunità di lavorare su questo piano demaniale che è durato, insomma, questi 4 anni. E per il resto, ecco, un piano di spiaggia che è andato a colmare alcune situazioni, alcuni gap che avevamo all'interno del litorale, cercando anche di farci risparmiare denaro sulla sorveglianza della spiaggia mediante la gestione dei bagnini. Quindi alcune concessioni sono state posizionate nei tratti dove puntualmente andiamo a mettere delle torrette, quindi cercando di ridurre anche i costi per l'amministrazione. Rinnovo il riposizionamento futuro, quindi da adesso dovremo lavorare sull'iter per il riposizionamento delle bilance nella zona del molo, che è una peculiarità che avevamo fino a qualche anno fa, soprattutto derivante da quelle che erano attrezzature dei pescatori martinsicuresi. Grazie.